Chi quindi investe i suoi soldi in borsa senza aver ben chiaro in mente il concetto di rischio e il concetto di interesse a premio del rischio che lui deve pretendere e ottenere, ebbene, se questo non gli è chiaro, è evidente che noi siamo di fronte ad una persona che dovrebbe essere interdetta e dovrebbe essere impedita dall'avvicinarsi alla borsa, dal mettere i suoi soldi in investimenti azionari. Vorrei che questo fatto fosse estremamente chiaro. Non può esserci in nessuna maniera, nessun tipo di beneficio, di guadagno in borsa, se non c'è la comprensione totale del rischio che si corre, e non solo la comprensione, ma anche la, come dire, quantificazione del rischio e l'attesa, la pretesa più che l'attesa, che quel rischio venga pagato. Diversamente non si capisce per quale motivo bisognerebbe correre dei rischi se essi non fossero retribuiti, non fossero pagati. In sostanza, quindi, se, tornando al Bund tedesco, se un investitore è pronto ad acquistare obbligazioni dello Stato tedesco al 3% l'anno, cioè dare oggi 100 per riceverne 103 a fine anno, se lo stesso investitore fosse pronto ad acquistare azioni ENI alle stesse condizioni, dare oggi 100 per riceverne 103 a fine anno, bene, senza ombra di dubbio, quell'investitore è un pollo, è un poveraccio, un povero mentecatto che sicuramente molto presto sarà ripulito di tutti i suoi quattrini. Quell'investitore che ha deciso di comprare azioni ENI, quindi di correre il rischio, tutti i rischi che l'azienda ENI corre, ebbene, quell'investitore deve attendersi molto più del 3% che si attenderebbe comprando obbligazioni dello Stato tedesco. E come minimo dovrebbe puntare all'8%. Cioè un 5% aggiuntivo a titolo di premio per il rischio. In altri termini, chi compra azioni ENI dovrebbe puntare a un rendimento minimo annuo dell'8%, composto da il 3% a titolo di interesse risk free, esattamente lo stesso interesse che avrebbe su un investimento senza rischio tipo le obbligazioni tedesche, e un ulteriore 5% a titolo di premio per il rischio, che lo compensino del fatto che sta acquistando delle azioni per le quali non ha certezza di rimborso, per le quali non ha certezza di essere tutti gli anni remunerato e per le quali può anche in certe condizioni subire la sorte avversa di un fallimento, una messa fuori mercato o un qualsiasi altro fatto negativo che in questo momento non siamo in grado di prevedere. L'investimento azionario dunque, rispetto all'investimento risk free, cioè senza rischio aggiuntivo, quindi l'investimento a rischio quasi zero, l'investimento azionario, dicevo, deve comandare un premio supplementare che paghi il rischio supplementare intorno al 5%. Per cui se mi attendo il 3% da un Bund tedesco, devo attendermi l'8% da azioni ENI o simili ad ENI. Ed è ovvio che il 5% è una media, talché evidentemente noi capiamo benissimo che ci sono aziende più rischiose e aziende meno rischiose. Un'azienda più rischiosa dovrà pagare un tasso di premio per il rischio superiore al 5%.
Eni è un'azienda che tutto sommato guadagna soldi tutti gli anni e guadagna anche cifre importanti tutti gli anni. Quindi il rischio Eni è certamente molto inferiore al rischio Tiscali, che non ha mai guadagnato soldi. Un'azienda come Tiscali, che in tutti gli anni della sua attività non ha mai guadagnato soldi, deve certamente pagare un premio per il rischio sicuramente maggiore a quello che paga Eni. Il motivo, come detto, è semplicissimo. Eni guadagna soldi, la probabilità che Eni venga messa fuori mercato, che sia costretta a portare il libro in tribunale, è nettamente inferiore alla probabilità che Tiscali, un'azienda che non ha mai guadagnato soldi, sia costretta a portare il libro in tribunale. Quindi ancora una volta il 5% è un tasso di interesse che può andar bene per Eni, ma che non va bene per Tiscali, perché non compensa il rischio di Tiscali. E dico Tiscali per dire tutte quelle aziende nella stessa condizione di Tiscali. Mi viene in mente in questo momento Roncadino, un'azienda che sta attraversando una fase estremamente delicata della sua vita e che ha avuto 2 anni di perdite notevoli che potrebbero costringerla a portare in tribunale. Roncadin è un'azienda che deve pagare un tasso di interesse per il rischio maggiore rispetto ad Enel, o rispetto ad Enel, il cui business, diciamoci la verità, è molto semplice. Enel stacca bollette ed incassa il relativo importo. Opera in una situazione di quasi monopolio, diciamo un monopolio di fatto, già che non c'è stata una vera liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, o non c'è stata ancora. Il business di Enel è quello di staccare appunto bollette, fornire energia elettrica e incassare dei soldi. Non deve inventarsi molte cose, non deve inventarsi chissà che per guadagnare più soldi o guadagnare soldi a scapito di altri concorrenti. Il business di Enel, come detto, è un business molto semplice che presenta pochi rischi, che non viene messo in discussione da concorrenti aggressivi, agguerriti, che domani mattina potrebbero mettere Enel fuori mercato. Quindi capite bene che il rischio deve essere pagato in funzione delle probabilità che presenta all'azionista, per l'azionista, di perdere i suoi soldi.